E ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Davide De Vito e oggi siamo nel quarto episodio di questa storia in hardcore di Minecraft con la shader mod, quindi questa mod che rende tutto quanto più realistico, che fa muovere tutto un po'. Abbiamo costruito la nostra casa e in mente anche ho di costruire il magazzino, che è quello lì, raggiungibile solo tramite il sottoterra. E però ho notato che ci manca del pietrisco, cosa che non succede mai, però può accadere anche ciò. Quindi manca proprio un pietrisco. Quindi iniziamo proprio con il piccone, il legno, l'ho utilizzato tutto quanto. E andiamo, anzi, cuociamo il ferro grezzo che ho trovato scavando nello scorso episodio, per scavare più velocemente il pietrisco che ci serve. Perfetto, andiamo in questa breve missioncina alla ricerca di pietrisco, alla ricerca, più che alla ricerca, alla produzione, allo scavo del pietrisco. Allora, qui tutta quanta ghiaia, mammazza ragazzi, oh ma qui è una ristosa di ghiaia, un deserto di ghiaia, fantastico. Ma a me serve il pietrisco, non voglio scavare giù. Ecco, qui c'è una montagna intera, quindi non abbiamo problemi di pietrisco. Ecco, iniziamo a scavare qui che c'è anche carbone. Guardate lì giù che bel paesaggio. Beh, qui no, ma lì giù che bella quell'isoletta. Poi ci arriveremo, piano piano ci espandiamo, facciamo una città, facciamo veramente tante belle cose. Perfetto, vedo l'ombra mia che si alza, quindi vuol dire che il sole sta calando. Finiamo di prendere questo stack, perfetto, due stack vanno benissimo, torniamo immediatamente a casa. Bene. Che bella l'acqua, che bella l'acqua. Torniamo immediatamente a casa a dormire. Spada in mano, che non mi ricordo se ho chiuso la porta. A casa, subito, dormi. Oh no. Non aprire quella porta. No, non farlo. Non farlo. Dormi. Mamma mia, ragazzi. Sembra una stupidaggine, ma un errore solo potrebbe costarmi la vita. Brutta, me la sono vista leggermente brutta. Ci facciamo un po' di scale in legno, giusto per risalire senza ogni volta mettere, rimettere, togliere quel cavolo di pietrischi, pezzi di pietrisco. Perfetto. Allora, stavo sbagliando perché ho fatto... Ok, sì, ora non più. Ecco, che queste pareti qui, laterali, sono fatte in legno e non in pietrisco. L'ultima cosa che vorrei rischiare è proprio quella di morire dentro casa per un mio errore. È veramente la morte più stupida che ci possa essere. Quindi evitiamo. Evitiamo proprio, non rischiamo, facciamo cose con calma piuttosto. Ok, una bella ascia perché dobbiamo andare a prendere un po' di legno che ho rifinito. Anzi, con il legno d'abete o d'abete? Pezzo d'abete, dai. Ci facciamo delle casse. Andiamo quindi già a posizionarci un pochino le casse. Vediamo poi di dargli una postazione ordinata e soprattutto che non ci faccia perdere troppo spazio, che già ne abbiamo tantissimo. Allora, tanto io direi delle casse grandi qui e una qua. Che non posso metterla? Ah, giusto, le casse attaccate non possono essere messe. Ok. Oh, qui pietrisco, mi sono scordato di chiudere. Diciamo che poco spazio non è facile. Qui. E qui. Ah, perfetto, abbiamo finito già le casse. Comunque per ora va bene così. Poi con dei cartelli riempiremo tutti i muri
per vedere cosa ci mettiamo. E nel frattempo qui ci mettiamo tutte queste cose che adesso non possono servire e andiamo immediatamente a tagliare della legna. Sì, dimmi. Ah, ma questi qui noi ce li siamo proprio scordati. Cosa vuoi te? 19 grano e uno smeraldo. Che poi lo smeraldo sicuramente qualcun altro me lo vende con qualcosa di più buono. Del tipo te? 20 grano, buono. Sì, se lo dico io anche io, Sì. Va bene, poi guarderemo. Una cassa. Però guarderemo poi più avanti. Ok? Meglio. Magari nel prossimo episodio ci facciamo un bel viaggetto qui vicino. Andiamo a chiedergli un po' di ospitalità. Facciamo un picnic. Alla grande proprio. Abbiamo rimediato un po' di legno, si sta anche abbassando un po' il sole, però costruiamo nel frattempo. Io spero di costruire con tutto questo legno le facciate, le ultime due facciate del magazzino, e magari se avanza anche un po' di legno di farci le casse e i cartelli, anzi i cartelli, perché comunque le casse alla fine già le ho messe. Ok, visto che si farà notte, chiudiamo le porte, ricordiamoci che le abbiamo chiuse, altrimenti mi prendono le colpe al cuore. E andiamo. Ah, questa è cruda, cavolo. Che ho fame. Eccole, cotoletta. Costoletta, sì, magari cotoletta. Ecco, poi magari con le uova una bella torta ce la facciamo. Sì, assolutamente. D'abete di quercia. Eccolo. Ragazzi, ho rischiato tantissimo. Devo stare attento. Che bello. Qua il laghetto, una cosa fantastica. Non ci credo, veramente non ci credo come Minecraft possa fare delle cose del genere. Vabbè, ne farò una ragione. Ok, qui vorrei fare un piccolo ballatoio, ovvero un balconcino, che però si chiama ballatoio e non balconcino. Ok. Anche se il ballatoio dovrebbe correre tutto quanto intorno alla torre, però a me non mi va. E quindi faccio solo questo. Va bene così. E qui sarà forse una postazione di sicurezza per controllare un po' tutto quanto il territorio e tante altre cose. Ecco, io per esempio qui dovrò mettere dell'acqua, perché se poco casco da qua mi faccio male, muoio. Che facciamo dopo? Ecco, quindi meglio non rischiare. Bene, questo episodio si è un pochino basato su la rifinitura, e comunque abbiamo finalmente finito il nostro magazzino, che adesso non posso farvelo vedere da fuori perché sarebbe un suicidio, ecco, come non detto. E quindi questo episodio è concluso, noi ci vediamo e non posso darvi la buonanotte perché non posso dormire, cavolo. E quindi buonanotte a tutti quanti e ci vediamo al prossimo episodio.